Elezioni 2018. Commenti post voto, anche la Calabria vuol contare nella composizione del nuovo governo. I Magnifici 30, la Calabria vuole essere 5 Stelle, il profilo dei 30 parlamentari eletti in Calabria. Vacche sacre, varato il piano, nella piana presto una nuova operazione. Stazioni a luci rosse, scattano 3 condanne, 14 anni e 2 mesi di pena. Porto di Gioia Tauro, Gioia Authority e Med Center, il rapporto è sempre più teso. Benvenuti al Giornale Telemia. Cominciamo dalla scoperta e dal sequestro di una discarica abusiva con circa 6 tonnellate e mezzo di rifiuti speciali. Denunciate 2 persone, siamo a Cosenza. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, nel corso delle ordinarie attività di controllo economico-finanziario del territorio, ha scoperto e sottoposto a sequestro sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cosenza una discarica abusiva di pneumatici fuori uso. Una montagna di circa 6,5 tonnellate di rifiuti speciali in avanzato stato di decomposizione, abbandonati in un terreno situato in un comune montano del Cosentino, noto per le sue bellezze e attrazioni turistiche. Le attività investigative, immediatamente effettuate dai finanzieri della Compagnia di Paola, dopo la scoperta, hanno consentito di individuare i responsabili della raccolta, del trasporto e del deposito illecito di rifiuti. L'area è stata così posta immediatamente sotto sequestro e i responsabili delle violazioni contestate sono stati denunciati. Il terreno di deposito dei rifiuti è risultato di proprietà di una persona esercente attività agricola, tenuta, unitamente ad un altro utilizzatore dello stesso, ad effettuare le operazioni di rimozione, di recupero, di smaltimento dei rifiuti. Le operazioni necessarie saranno disposte con un'ordinanza del sindaco del comune interessato che fisserà il termine. L'attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle Cosentine non solo è particolarmente pericolosa per l'ambiente e la natura, poiché gli pneumatici abbandonati possono contaminare il terreno e inquinare l'aria in caso di incendio, essendo composti da zinco, zolfo e piombo, nonché sporchi di grasso, ma crea anche un doppio danno ai cittadini, in quanto il consumatore da un lato all'atto dell'acquisto di pneumatici nuovi paga i costi di gestione per quelli arrivati a fine vita e dall'altro paga il costo ambientale che deriva dall'abbandono. I responsabili, oltre a dover bonificare il sito, rischiano ora anche la sanzione penale dell'ammenda da un minimo di 2.600 euro ad un massimo di 26.000 euro. Elezioni 2018, post voto anche in Calabria, adesso i nuovi eletti vogliono anche contare in quella che è la formulazione del nuovo esecutivo. È stata certamente una campagna elettorale anomala che non ha permesso a nessuno di rappresentare compiutamente un progetto di governo. Il valore della politica è diventato relativo e quasi insignificante. Lo afferma in una nota Rosario Aversa, coordinatore di Fratelli d'Italia per la provincia di Catanzaro. In questo scenario, aggiunge, è stato certamente il dissenso, considerate le contingenze nazionali e regionali, ad orientare la scelta elettorale. Dove ha vinto il voto di pancia e dove la protesta, che parte dal basso, ci deve indurre a riflettere, ripensare, valutare i percorsi futuri, ma soprattutto come far crescere il nostro partito sul territorio, stando attenti alle incursioni barbariche. C'è per il converso una soddisfazione di tutti per il risultato raggiunto da Wanda Ferro nel collegio Vibo Valentia Soverato alla Camera. Una sfida elettorale entusiasmante, dove, grande rarità, si è scoperto il valore dell'amicizia e della condivisione in tutto il centrodestra e i risultati raggiunti testimoniano che la politica è inscindibile dal valore dell'amicizia. Il coordinamento territoriale del Movimento 5 Stelle, formato da attivisti del territorio tirrenico cosentino, va da Paola a Tortora, applaude alla vittoria di Massimo Misiti, all'uninominale alla Camera dei Deputati e di Nicola Morra al Senato. Lo riferisce in un comunicato il coordinamento. Si tratta di un risultato, si aggiunge, raggiunto con non poche difficoltà e che colloca il movimento al centro del dibattito politico regionale e nazionale. Ora c'è da portare avanti un programma che la metà degli italiani ha scelto come proprio memorandum, dal sociale all'occupazione, dalla scuola al welfare. Tutti gli attivisti sono chiamati a dare il proprio contributo attraverso un'azione di coinvolgimento di tutte le espressioni sociali del paese.
Il cambiamento è stato appena avviato, ora c'è da portarlo avanti. Il voto espresso non deve far dimenticare che il popolo italiano, e quello del Meridione in particolare, vuole il cambiamento e non certo ponendo delle pregiudiziali di carattere politico, ma stimolando quanto di meglio questa terra può offrire. Chiederemo in tempi brevi ai neoeletti un incontro per porre le basi e le strategie sul territorio. I dati raccolti sono più che confortanti, per cui ci sentiamo in dovere di mettere da parte le polemiche e i disagi provocati da una vergognosa campagna elettorale caratterizzata da incomprensioni e focalizzare la nostra attenzione sui problemi reali della nostra terra. E poi ancora un'altra dichiarazione, questa volta arriva dal PD. La drammatica sconfitta che noi democratici abbiamo subito è il risultato naturale di un'azione politica segnalata da errori spiegabili solo con le distanze siderali che tra i nostri dirigenti di partito e tra tutti i governanti in ambito nazionale e regionale hanno interposto tra la politica e la società. Nei nostri programmi, spiegano ancora gli esponenti del PD, ma ancora di più nell'agenda delle nostre azioni politiche, là dove ancora governiamo, in primis naturalmente in Calabria, non trovano asilo i temi della povertà, del lavoro e della buona sanità. E quindi addirittura impensabile ricercare il consenso con metodi superati ed escludenti che hanno probabilmente dato soddisfazione a pochi e deluso quanti, dopo la fallimentare esperienza della destra, speravano in un riscatto della politica e della Calabria. Lo hanno sostenuto gli esponenti del PD, Demetrio Naccari Carlizzi, Marco Vallone, Stefano Soriano, Clelio Gelsomino e Fabio Guerriero. Continuano ancora i segnali premonitori di una sconfitta senza precedenti, specie nel sud, si erano già manifestati 5 anni addietro, ma sino ad oggi nessuno ha voluto coglierli. Le primarie sostanzialmente vuote che sovente si svolgevano in Calabria sono state la foglia di fico dietro la quale nascondere l'inadeguatezza della nostra proposta, tanto che quando il risultato non era scontato come per l'individuazione dei candidati alla Camera e al Senato si è deciso di rinunciarvi in barba allo statuto e ai tanti militanti che credevano in una democrazia partecipata. Effettività della democrazia deve il nome della necessaria lotta alla criminalità. Lo Stato di diritto agisce con stereotipi e cede il passo allo Stato di sicurezza, lasciando soli e senza risorse gli amministratori locali e rischiando una criminalizzazione di massa delle imprese. La Calabria è stata quindi mal rappresentata ad ogni livello e infatti l'assenza di una risposta in tempi accettabili ai bisogni della vita ha fatto esplodere i 5 Stelle. Bravi elencatori dei problemi e portatori di soluzioni semplicistiche, irrealizzabili, però comprensibili. Ma chi sono il profilo di questi 30 eletti in Calabria? E a maggioranza Movimento 5 Stelle, la pattuglia dei parlamentari calabresi, 20 deputati e 10 senatori eletti nelle elezioni politiche di domenica 4 marzo, dove tra i nomi usciti dalle urne c'è anche quello del leader della Lega e candidato premier Matteo Salvini. Sono 17 i pentastellati che torneranno o faranno il loro primo ingresso alla Camera e al Senato. Oltre ai rieletti Nicola Morra, passato all'uninominale e al proporzionale dove al quarto posto c'è Rosa Silvana Abate, Danila Nesci, Paolo Parentela e Federica Dieni. Ci saranno anche le new entries Francesco Forcinitti, Elisa Scutellà, Alessandro Milicchio, Bianca Laura Granato, Giuseppe Audino, Pino D'Ippolito, Margherita Corrado, Silvia Vono, Elisabetta Barbuto, Massimo Misiti, Anna Laura Orrico e Francesco Sapia. Gli eletti di Forza Italia sono gli uscenti Iole Santelli e Roberto Chiuto e le novità Francesco Cannizzaro, Marco Siclari e Giuseppe Mangialavori. Per Fratelli d'Italia, nello schieramento di centrodestra, c'è Vandaferro. Assieme a Salvini, per la Lega, entra in Parlamento anche il responsabile regionale del Carroccio, Domenico Furgiuele. Ridotta a 3 la rappresentanza PD, oltre al segretario regionale del partito, Ernesto Magorno, c'è la riconfermata Enza Bruno Bossio e il nuovo ingresso Antonio Viscomi, unico eletto per l'EU e Nico Stumpo. Voto del 4 di marzo e chi fa festa? Sentiamo la festa che c'è stata a Reggio per la Dieni. Compleanno più festeggiamento della vincita. Sì, siamo molto contenti dell'affermazione del Movimento 5 Stelle qui a Reggio Calabria, quindi il mio ringraziamento verso la città, verso tutti quelli che hanno creduto in noi anche nella provincia, perché ci sono persone che vengono da tutta la provincia di Reggio Calabria e quindi io ringrazio tutti e sicuramente avrò una grande responsabilità di rappresentare la città in Parlamento, ancora per non sappiamo quanti anni, però già ne ho fatti 5, porterò avanti le battaglie del territorio, per me sarà un grandissimo onore e ce la metterò tutta per non deludervi, quindi vi ringrazio.
Grazie a tutti, grazie alla mia famiglia che diciamo mi aspetta sempre durante le varie assenze che faccio, perché ho un po' trascurato mio figlio in quest'ultimo periodo, visto che sono sempre in giro, però grazie a tutti veramente per esserci stati sempre. Sentiamo un parere curioso, quello di Vittorio Sgarbi, che ancora una volta si scaglia contro i 5 stellati e anche contro il Sud. Sentiamolo. Vabbè, ma in realtà non è lui e non sono io, sono i fantasmi di partiti che poi non sono neanche partiti, che sono più importanti delle persone, perché se tu fai un testa a testa in un collegio uninominale è un nome contro un altro, il mio nome è il mio nome, il suo è il suo, io non l'ho mai visto, quindi questa non è democrazia, questo è fascismo. D'altra parte sentire Di Battista, non candidato anche lui, dire che tutti dovranno fare i conti con noi, con un'aria ultimativa e minacciosa, dà invece una misura molto chiara, suggerimento che do attraverso di voi ai leader di destra e sinistra, fare un accordo per le due camere, una al centrodestra e una al centrosinistra, escludendo completamente questi fasulli che hanno perso, perché hanno perso. La Repubblica dia l'incarico di Maio e alle consultazioni nessuno vada a parlare con loro, si facciano il governo con il loro 30%, non è possibile. Siccome un 30% fasullo, ricordo che anche Renzi prese il 40% alle europee, vedi dove è finito oggi. Questi non sono voti veri, sono protesta di una parte d'Italia che è la parte d'Italia non produttiva, che aspetta il reddito di cittadinanza, non l'avrà, non lo può avere. False promesse, menzogne con cui hanno ingannato gli italiani, poveri, e il Sud li ha votati nella speranza di trovare in loro quello che non c'è, non ci sono, non esistono, hanno perso e non dovranno avere nulla, altro che trattano con noi tutti. Chi tratta? Settori che l'hanno votato in meridione, perché la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, che sono regioni produttive, non hanno votato questi scansafatiche che non hanno mai fatto nulla della loro vita, nulla, e hanno proposto come modello il modello Di Maio, non fare niente, non laurearsi, non studiare e prendere 15.000 euro al mese, l'ho promesso ai meridionali, che gli ridia quei soldi, quel bugiardo, quel fasullo, che ha avuto la paura di confrontarsi con me, non l'ho mai visto, scappava. Siamo scesi in strada, abbiamo sentito il parere della gente, cosa pensa a distanza di qualche ora, di qualche giorno dal voto? Soddisfatto di questo risultato elettorale? Io non sono soddisfatto perché non me ne attendo di queste cose, avete capito? Lei ha votato? No, sì, ho votato Udo Rico, a Berlusconi e basta, sono andato per il voto, perché sennò non andavo, avete capito? Perché no, chi sale, chi scende, a me non mi interessa niente, a me sapete cosa mi interessa? La pensione, non tocco una pensione, basta, a me quello mi accontento. Guardi, rispetto alla divisione che c'è stata sostanzialmente tra il nord centrodestra e il sud Movimento 5 Stelle, io avrei preferito, spiegherei che ci fosse questa divisione che tra un partito socialista meridionale e il nord del centrodestra, così non è stato. Però staremo a vedere cosa faranno questi che sono noi. Difficilmente riusciranno a governare se non si alleano con qualche altro partito, tipo il PD. Infatti nel PD si stanno muovendo, c'è un po' di subbuglio, appunto perché vogliono andare, non perdere la poltrona, e quindi vogliono andare con il 5 Stelle. Sarà il PD affiancherà loro al 5 Stelle? Esattamente, sarà così. Renzi andrà via e lo baratterà questo discorso per avere la poltrona dei suoi uomini, eccetera. Mi è piaciuto il programma che ha presentato De Maio. Mi è piaciuto e l'ho votato. Abbiamo rotto a tutti. Grazie a Renzi che ha fatto quella pubblicità di 23 milioni, a Menagente Usavi, e grazie a De Maio e a De Battista che ce l'ho pure nel telefono. Ciao Alessandro, ti voglio bene e fate le cose che avete promesso. Faranno qualcosa di buono 5 Stelle adesso? Ma le 5 Stelle non hanno la forza, non hanno il criterio della politica, sono troppo giovani. La gente che sta dietro a questo pagliaccetto che hanno votato, non è una persona a cui potersi fidare, perché dietro di lui ci sono personaggi che noi non conosciamo, personaggi che non sono stati mai in politica e non risolveranno mai il problema della politica.
E i 5 Stelle hanno preso piede perché? Perché i signori politici di Reggio Calabria non hanno avuto il cervello di sapere amministrare la situazione del Reggio, perché il Reggio si parla di disoccupazione. La cosa più importante è che se n'è andata a casa quel signore. Signore. Sì, quel famoso. E poi una mortadella, il famoso mortadella, perché ci hanno portato alla rovina, letteralmente sul lastrico, perché non si può tirare avanti con 1.000 euro e questi signori campano con 100.000 euro. Io me l'aspettavo. Prima cosa, sono contento di Forza Italia, della Lega e di tutto. E Renzi se ne doveva andare perché oltre a fare casini non ha fatto niente. Se ne doveva andare alle votazioni precedenti e invece è rimasto qua. Lui era quello che voleva eliminare il Senato, adesso è diventato anche senatore. Adesso lui va in cerca di lavoro. Perché non viene a Reggio che il suo amico Falcomatà ci procura il lavoro a raccogliere la spazzatura che c'è in giro? Guardi che non c'è niente, nemmeno in questo risultato politico, perché o si mettono d'accordo o uno o l'altro fanno il governo, o se no torniamo alle elezioni. Veramente soddisfattissimo, soddisfattissimo, sì. Noi penso che è giusto, ci voleva un cambiamento, perché andando avanti così non è che eravamo arrivati proprio all'osso. Mentre così vediamo, se no vuol dire che la prossima volta non votiamo più questi, no? È quello. Stazioni a luci rosse, scattano 3 condanne, 14 anni e 2 mesi di pena. 14 anni e 2 mesi di carcere e 30.000 euro di multa sono stati inflitti dal Tribunale di Locri ai 3 imputati del processo nato dall'operazione denominato Stazioni a luci rosse. Nella tarda serata di ieri il collegio penale ha condannato a 8 anni di carcere e 20.000 euro di multa Angela Carmen Fargas, rumena, e a 3 anni e 8 mesi e 5.000 euro di multa Kalin Sorin Berchi, anch'egli rumeno. 2 anni e 6 mesi di carcere e 5.000 euro di multa invece a Giovanni Macridi Siderno. I primi 2 sono stati condannati anche al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, una ragazza che, secondo l'accusa, è stata costretta a prostituirsi e che ha trovato la forza di denunciare le proprie disumane condizioni di vita. Nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore Rosanna Squeglia, che ha coordinato le indagini eseguite dai carabinieri del gruppo di Locri e della stazione di Siderno, nonché dagli agenti del commissariato di polizia di Siderno, ha ripercorso i tratti essenziali dell'operazione eseguita tra Siderno, Locri e Bovalino, con l'esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP di Locri. Il collegio difensivo ha rappresentato alla tribunale una ipotesi alternativa, chiedendo l'assoluzione dei rispettivi assistiti, oltre che la concessione delle attenuanti generiche. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Ed ora torniamo al fenomeno delle bacche sacre. Siamo nella Piana, c'è stata una nuova riunione ed è stato varato anche un nuovo piano di intervento. Una seconda riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato a Cittanova per fare il punto sull'azione della Task Force impegnata nella cattura dei bovini vaganti. Presieduto dal prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, il Comitato ha avuto lo scopo di informare quanto è stato fatto fino ad oggi e di quanto ancora si dovrà fare. La squadra Stato sta dimostrando che attraverso una sinergia istituzionale si stanno conseguendo ottimi risultati. Il comitato di oggi qui a Cittanova, in cui ho potuto innanzitutto ringraziare i magistrati, gli enti locali, le forze di polizia, il servizio veterinario, vigili del fuoco, forestali, ex forestali, c'è questa squadra che è venuta addirittura da Tarvisio, perché dopo anni in cui si discuteva, si parlava di questo tema, siamo riusciti già a catturare alcune vacche cosiddette sacre. Questo fenomeno è duplice, come spiegavo prima. Il primo è un fenomeno che si prefigge di creare problemi al territorio. Attraverso queste operazioni noi vogliamo e dobbiamo liberare il territorio dalla cappa dranghettistica di un controllo illecito. Secondo, evitare incidenti stradali, quindi tutela della sicurezza stradale, perché spesso le mucche sacre oltrepassano i territori nelle strade provocando incidenti. Quindi sanità pubblica, incolumità pubblica è una tutela che noi vogliamo fare a 360 gradi.
questo Comitato Ordine Pubblico, che qui ho riunito per la seconda volta, si prefigge di farne un altro ancora, perché nella settimana prossima, attraverso le riunioni tecniche di coordinamento che terrà il questore, che ringrazio, ci saranno ulteriori giornate in cui le operazioni continueranno con la stessa celerità e tempestività. È un grande passo avanti e spero che si continui in questo modo. Le operazioni coordinate dal questore Raffaele Grassi erano state avviate nella giornata dello scorso 23 febbraio ed hanno interessato il comprensorio del comune di Cittanova. L'intervento, ha ricordato Di Bari, ha visto l'impiego di un contingente interforze composto dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri Forestali, dallo Squadrone Cacciatori di Calabria, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Metropolitana e dalle polizie locali dei comuni interessati, a cui si sono affiancati alcuni specialisti del settore come il servizio veterinario ASP di Reggio Calabria, il Parco Nazionale dell'Aspromonte e l'azienda Calabria Verde. Noi abbiamo previsto la cattura attraverso la narcotizzazione, la verifica da parte del servizio veterinario delle condizioni di salute dell'animale e in due casi, se l'animale a giudizio del servizio veterinario appare è certificato come un animale che va abbattuto, allora si procede all'abbattimento. Se invece esige tempo oppure non c'è necessità di abbattimento, sono stati individuati dei ricoveri presso l'ente parco nazionale e ringrazio qui il presidente Bombino e i suoi collaboratori, perché lì ci sarà la verifica da parte del servizio veterinario e i conseguenti provvedimenti. Noi abbiamo di fronte dei regolamenti comunitari ed una ordinanza del Ministro della Salute del 2015 che ci indicano il percorso di legalità che noi dobbiamo seguire per creare le migliori condizioni possibili per fare centro su questo fenomeno, cioè la narcotizzazione, la verifica dello stato di salute degli animali, l'eventuale ricovero. Nel ricovero creare le condizioni di un ulteriore servizio di tutela di questi animali attraverso i veterinari e via discorrendo. Cioè tutto va procedimentalizzato secondo quello che viene disposto dai regolamenti comunitari e da questa ordinanza del Ministro della Salute. Oltre al prefetto Michele Di Bari, al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato presso il Palazzo Comunale di Cittanova, erano presenti il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi, il procuratore aggiunto di Reggio Gaetano Paci, il procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza, i comandanti provinciali della Guardia di Finanza Flavio Urbani e dei Carabinieri Giuseppe Battaglia, i tanti sindaci del comprensorio interessati dal fenomeno Vacche Sacre, tra cui i primi cittadini di Cittanova, Taurianova, Terranova Sapominulio, Varapodio, Molochio, San Giorgio Morgeto, Ardore e Pazzano, il presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte Giuseppe Bombino, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e tanti altri tecnici e istituzioni della provincia, tra cui l'ANAS, la Protezione Civile Provinciale e Regionale, alla riunione anche una rappresentanza del comitato No Bull di Cittanova. Parliamo di alcuni problemi che ci sono in alcune comunità. I problemi di buche, topi e degrado, siamo a Rosarno. Un degrado totale qua a Rosarno, vediamo che degradata. Bene, sì, infatti non ho vedito com'è. Sempre così, quando li cacciano, quando no. Infatti è così, utile, tutte cose per bene. Ma ci sta abbandonata questa qua. Ma ne vedete di strada come su, guardate. Guardate di strada come su. Non c'è nulla polizia, nulla... Nessun assistimento qua a Rosarno. Sì, ma quando i cani andavano sordi, quando una cosa, quando nausi, in strada carimo, ti ammazziamo per il vero, che i mezzi non durano niente quasi. Buongiorno. Abbandonata Rosarno. Non parlo, non metto lingua. Mi dovete scusare, non metto lingua. Mi vergogno di essere rosarnese. Purtroppo ho un'età e devo stare. No, non posso dire niente, non, assolutamente. Vi dico solo che è già 4 mesi che sono a casa, senza lavoro, gli stranieri lavorano. I vigili miei voglio io che mangio. Tutto. Non ha lavoro lei? No,
E dove? Quindi qua 2 mesi da mandarina e poi mangio con papà. Che è questo? A me gli stranieri lavorano, danno case pagate, a luce non sanno come la pagano. E io a mezzogiorno vado a prendere i figli e non ci porto qua. A vostro padre? Sì. Se c'è vostro padre, lei l'aiuta su. Ma un dia, io certo, me... se non ci vendo. Se non ci sogno io, non mangiano manco i figli. E che facete i abbandonati? Così lavorano gli stranieri qua. Tutti gli stranieri lavorano. Invece i figli nostri... Fatemi un giro, canta... che campagne rosane, vedete se c'è un italiano che lavora. Ci cacciano con 25 euro. Io quando piglio la macchina, ci metto 5 euro di benzina. E una colazione me levo, mi restano 10 euro. Chi ce leva a casa io? O no? In realtà... Ed è così, è così. Un lavoro ci copiano tutti gli stranieri. E una paio di volte che vai al comune, ovvio, se potete fare anche una giornata. No, l'auge, la urna, io non entro. Andiamo al porto di Gioia Tauro, nervi tesi tra Authority e Med Center. Sentiamo per quali nuove ragioni. Nuova bacchettata dell'autorità portuale nei confronti di MCT, la società concessionaria che gestisce le attività nello scalo di Gioia Tauro. L'Authority ha sollecitato Med Center Container Terminal alla trasmissione completa della documentazione richiesta per poter compiutamente dar corso all'attività di verifica avviata dall'ente per una valutazione della capacità societaria di far fronte ai più volte annunciati investimenti per il rilancio del terminal. A parlare è il commissario dell'Authority portuale Gioia Andrea Agostinelli, che aggiunge che ad oggi non sono stati mai documentati e avvalorati da piani d'impresa concreti, finalmente coerenti con gli ingentissimi interventi infrastrutturali avvenuti in quest'area. Allo stato, la società, afferma ancora Agostinelli, che pur ha fatto pervenire il 22 febbraio una mera comunicazione recante dichiarazioni di intenti, non ha inteso offrire rigoroso riscontro a quanto richiesto dall'ente portuale. Attesa la drammaticità della reale situazione che sta vivendo lo scalo gioiese, con l'assunzione delle conseguenti delegate responsabilità, ha ritenuto non altrimenti esauriente il riscontro fornito, che si è ridotto ad una mera enunciazione da parte della società concessionaria della volontà di effettuare investimenti senza l'imprescindibile pianificazione progettuale di quanto richiesto dall'autorità portuale. Il commissario dell'Authority è veramente arrabbiato e aggiunge che ancora si aspetta da MCT il puntuale stato degli investimenti effettuati. Unitamente evidenzia la produzione di un dettagliato cronoprogramma degli investimenti da effettuare in coerenza con le previsioni contabili societarie, avvalorato da atti e documenti attestanti in modo incontrovertibile gli impegni assunti dal management societario in questa direzione. Dopo tutti gli sforzi compiuti dalla parte pubblica per garantire nel tempo livelli di assoluta idoneità del porto di Gioia Tauro, atti a rendere performanti e competitive le prestazioni di tutti gli operatori, implementandone la qualità ed assicurandone sempre più elevati standard di sicurezza, l'ente portuale si aspetta di più dal terminalista. Le scuse della crisi del transhipment, che sembrano esserci solo a Gioia Tauro, non valgono più per l'infuriato commissario Agostinelli, che definisce questa giustificazione da parte del terminalista MCT come ripetitiva. Dogane, uno scippo per la regione Calabria. Sentiamo i possibili spostamenti che potrebbero esserci. La CISL FP è venuta a conoscenza che, con delibera del Comitato di Gestione nell'ambito di una riorganizzazione generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il nuovo corso dirigenziale ha istituito la Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli della Calabria e della Basilicata, con sede a Catanzaro. Il solito valzer contro la città metropolitana, riporta in una nota il segretario generale della CISL FP, Vincenzo Sera. Non è la prima volta, scrive infatti Sera, e forse non sarà neanche l'ultima, anche se questa volta la neonata città metropolitana sembrava blindata da una sentenza passata in giudicato dal Consiglio di Stato. Ma a quanto pare le sentenze si interpretano senza preoccuparsi di applicarle. Giova infatti ricordare, riferisce ancora la nota, che i giudici amministrativi in sede giurisdizione avevano stabilito che la decisione dell'Agenzia delle Dogane di allocare la sede della Direzione Regionale della Calabria a Reggio Calabria
Calabria si appalesava come la più idonea. I nuovi vertici dell'agenzia delle dogane sono di avviso diverso e hanno proposto al ministro dell'economia un dietrofront che lascia, a dir poco, perplessi. Si chiede una dura presa di posizione delle istituzioni locali e dei rappresentanti politici che hanno il mandato di rappresentare nelle sedi nazionali le ragioni e i bisogni di questa terra, da sempre martoriata e colonizzata. La CISL FP, conclude ancora Vincenzo Sera, con i lavoratori si organizzerà al fine di evitare la continua destrutturazione degli uffici statali, attuata mediante discutibili accorpamenti delle diverse funzioni e chiusura di strutture nella città metropolitana di Reggio Calabria. Altre comunità ed altre problematiche, tombini che saltano, siamo a Gallico, Reggio Calabria. Due gocce d'acqua e scoppiano le fogne. Gallico si allaga sempre perché purtroppo c'è l'abbandono di queste delle caditoie, della fognatura, non riescono a sistemare una volta per tutte. Hanno detto tante volte veniamo, non sono mai venuti a sistemare questa Gallico Marina. Un posto incantevole e bellissimo, ma purtroppo c'è l'abbandono istituzionale di queste cose. Abbiamo chiamato più volte, non viene mai nessuno. Basta due gocce d'acqua e scoppio anche le fogne. Gocce d'acqua, sì, e scoppio le fogne. Eccola, bolle, guarda, bolle perché esce proprio fuori. E poi è fogna, non è acqua di piovana. Queste sono proprio le fogne che scoppiano. E la situazione è questa. Gallico Marina, purtroppo, sta peggiorando giorno dopo giorno. Non riescono a sistemarlo. La voglia. Qua a Gallico è così. Diciamo che in tutti i posti è così, però Gallico in particolare. Ma qua è una situazione incredibile perché ci sono le abitazioni, ci sono i ristoranti, poi comunque d'estate è una affollatissima spiaggia Gallico. Purtroppo alle prime piogge succede qua il pandemonio, si sente un odore tremendo, si vede proprio la fuoriuscita di carta igienica, è una cosa incredibile. Non so quali possono essere le soluzioni perché questo è un problema comunque che perdura da anni. Le caditoie funzionano, non funzionano le fognature perché forse non ce la fanno più a gestire il fabbisogno, perché forse è aumentata pure la popolazione. E qua è un macello. Anche perché qua rischiamo. Anche perché a presa diretta abbiamo intervistato. Sì, anche perché qua ci sono un sacco di attività commerciali. E poi il cattivo odore dura per giorni, quindi è un danno incredibile. Per l'agenda, giovedì 8 di marzo, domani ore 9 presso l'Aula Magna dell'Isola Oliveti Panetta di Siderno, convegno di madre in figlia, un secolo di conquiste. Domani ore 18 Aula Magna, liceo scientifico Mazzone, Roccella Ionica, incontro pubblico di fisica con Isidoro Ferrante sul tema la fisica della musica. Venerdì 9 ore 16:45 presso l'ex sala del Cenacolo Culturale. A Gioiosa Ionica si svolge l'evento Incommensurabilmente Donna. Venerdì 9, ore 17, Grand Hotel President Siderno, convegno organizzato da AMMI, Etica Medica e Spending Review a confronto. Sabato 10, Gioiosa Ionica Auditorium, audizioni per il concorso Canoro Nazionale Isopazzo, dedicato a Pino Daniele. Sabato 10, a partire dalle ore 15:30, ospedale di Locri, sala riunioni, direzione sanitaria, convegno sulle malattie reumatiche e infiammatorie. Sabato 10 ore 21 auditorium Casa della Pace Caolonia, nell'ambito del Caolonia Music Festival AMA Calabria si terrà l'esibizione di Aria Sextet. Mercoledì 14 16:30 Museo Archeologico Parco Archeologico Antica Caolon di Monasterace, giornata nazionale del paesaggio giunta alla seconda edizione. Sabato 17 14:30 dalle 14:30 all'auditorium del centro pastorale di Locri, convegno medico La Natura, il miglior medico. Leggiamo i titoli delle principali testate calabresi. Rivediamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva il quotidiano del sud, edizione di Reggio Calabria. Il dopo voto in Calabria, adesso si pensa alle elezioni regionali. Nel PD dopo la sconfitta Magorna annuncia i congressi. Le analisi del voto dei partiti tradizionali orientate verso il turno del 2019. Andiamo avanti, il rebus del nuovo governo, intanto la festa ieri sera di Luigi Di Maio a Pomigliano d'Arco, bagno di folla per
per lui. Senza di noi, dice Di Maio, la legislatura non parte. Partito Democratico, braccio di ferro. Dunque, dopo la sconfitta, Berlusconi, io, il regista del centrodestra, Salvini pronto a governare. Come ogni mercoledì, all'interno Diario della Memoria, i carabinieri Caruso e Condello uccisi a Razzà per aver interrotto il summit. Poi Rosatellum, pluricandidature senza scelte d'effetto flipper, le insidie della legge a Cittanova, si parla di vacche sagre, varato il piano del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Reggio Calabria, una fondazione per il Teatro Scilea, secondo incontro tecnico per predisporre master plan economico e statuto. Sarà costituita da enti e aperta ai privati, l'iniziativa lanciata dal sindaco. A Cinque Fronti si barrica con la bombola di gas e minacce di far saltare la casa, tragedia sfiorata ieri nella Piana, il tentativo di suicidio sventato dai carabinieri. Chiudiamo con Gazzetta del Sud, l'edizione di Reggio, vedete ancora il dopo voto, Di Maio apre a un PD de-renzizzato e ancora Salvini, noi la coalizione vincente, dice Matteo Salvini, sì alla sinistra che guarda la Lega, Berlusconi, io il regista del centrodestra. Oggi ci sono tutti i dati definitivi per quanto riguarda Camera e Senato. Taglio alto, così cambiamo argomento, vandali al cimitero di Condra di Reggio, nel mirino è finita la zona della congrega di Santa Lucia. A fianco l'Authority pretende da MCT il piano aziendale. Chiudiamo con Spalla, gli occhielli, iscrizioni a scuola, gli scientifici fanno il pieno. A Villa San Giovanni non scontato il reintegro di Rechichi al comune. Poi Siderno, stazione a luce rossa e scattano 3 condanne. Poi questa sera, serata di Champions, Juve all'assalto del Tottenham a Wembley, si parte dal 2-2 dell'andata. E l'autopsia conferma che Astori è morto per morte naturale. Questa è l'altra notizia che conclude dunque la pagina nel taglio basso di Gazzetta. Ci fermiamo qui, non ci sono altri aggiornamenti importanti per quanto riguarda le prime pagine, situazione meteo. Che tempo farà nelle prossime ore in Calabria? Seguiamo. Nuvolosità irregolare in tutta la Calabria per quanto riguarda la giornata meteo di oggi, non sono previste comunque piogge, c'è variabilità, dunque il sole potrebbe splendere nella seconda metà della giornata sia sulla fascia tirrenica che in quella ionica. Le temperature si manterranno stabili. Grazie per il gentilissimo ascolto. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Elezioni 2018, commenti post voto, anche la Calabria vuol contare nella composizione del nuovo governo. I magnifici 30, la Calabria vuole essere 5 stelle, il profilo dei 30 parlamentari eletti in Calabria. Vacche sacre, varato il piano, nella Piana presto una nuova operazione. Stazioni a luci rosse, scattano 3 condanne, 14 anni e 2 mesi di pena. Porto di Gioia Tauro, Gioia Authority e Med Center, il rapporto è sempre più teso.